Smile and Learn. Ciao amici! Mi sono divertito un sacco negli ultimi viaggi nel passato. Venite con me a fare un altro giro. Oggi cercherò i dinosauri più curiosi. Non perdiamo tempo. Andiamo! Vi presento il Linenico. Questo dinosauro fu scoperto poco tempo fa. Era piccolino, delle dimensioni di un pappagallo. Ma la sua peculiarità era quella di avere un solo dito. Sì, sì, avete capito bene. Questi dinosauri avevano delle piccole estremità superiori dalle quali spuntava un unico dito. Che curioso, non è vero? Linenico. Questo è il Chianzosaurus. Wow, ha un nome molto lungo e difficile da pronunciare, ma è conosciuto come Pinocchio Rex. È chiaro il perché, no? Esatto, per la sua testa molto allungata e per questa fila di piccole corna che aveva sul naso. Non fatevi ingannare dal suo soprannome, era feroce tanto quanto suo cugino, il Tyrannosaurus Rex. Quanti denti! Che paura! Chianzosaurus. Ciao Cosmoceratops! La testa di questo dinosauro era decorata con circa 15 corna e altri piccoli rilievi di varie dimensioni, tra cui una cresta ricurva molto diversa dalle teste degli altri dinosauri. Sembra che abbia una frangia gigante! Che elegante! Cosmoceratops. Avete visto che curiosi gli Amargasaurus? Avevano due file parallele di spine sul collo e sulla schiena. Questo permetteva loro di difendersi dai nemici e di regolare la loro temperatura. Anche se sembra molto feroce, con tutti quegli aculei, in realtà era molto calmo. L'Amargasaurus era erbivoro, quindi non attaccava gli altri dinosauri. Amargasaurus. E questo? Ah, è un Suzzosauro. Era molto simile a uno struzzo gigante. Aveva un corpo peloso e grandi artigli che usava per afferrare i rami degli alberi. Una parte della comunità scientifica crede che possa trattarsi di un remoto antenato del bradipo. Che ridere! Suzzosauro. Guardate i video che ho registrato oggi su questi curiosi dinosauri. Linenico. Chianzosaurus. Cosmoceratops. Amargasaurus. Suzzosauro. Mi piace troppo viaggiare nel passato e conoscere i miei antenati dinosauri. Oh no! Un'altra volta no! Che mania di volermi come spuntino! Torno a casa! Ciao! Quante cose abbiamo imparato in un solo video? Sai che ne abbiamo tanti altri? Immagina tutto quello che puoi imparare! Iscriviti al canale educativo di Smile and Learn per imparare mentre ti diverti!